sul carrello, io, ciao, mi hai appena visto, mi vuoi? Stai andando? Sì. Come di già? Sì. Dovete sapere che la Marta è la regina del tradimento, cioè fa foto a tradimento, fa video a tradimento, perché inquadri me che dobbiamo essere in Perché due? stai parlando Ciao a tu? tutti, io sono Axel Foley, Io questa sono a è crisi di identità, minchia, come sono Vintonerà lucida. e questa è la sigla di Baywatch. Ta 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 tan. Some Voi non lo vedete forse, ma siamo completamente ricoperti di zanzare. people Perché say the siamo. Oh, darkness. c'è una persona che ci guarda. Chi è? Siamo Dov'è? completamente ricoperti di. Nel Ah, video. Non più. pensavo sul Siamo parcheggio. ricoperti di zanzare in un parcheggio, nel parcheggio del Bennett. E questa è la sigla di Baywatch. Tu, Some people tu, tu, tu. say to the darkness. No, No, non la non sa, siamo non lo in. sa, non sa le Sì, non voglio fare parole. figuracce. Comunque ci Comunque. darai il titolo e l'autore. Jamie Jamison. You always here. Ecco. Perfetto. Sì, però, vedi lui. Sì, ok. Siamo andati finalmente a vedere Baywatch Per dopo. evitare la paralisi faccio così. Siamo andati a vedere Baywatch. Abbiamo. Dopo una Io lunga attesa. Il personalmente ho staccato il cervello e poi l'ho visto bene, tra l'altro, perché col cervello, cervello, hai visto cioè col cervello bene? staccato si guarda molto meglio Baywatch. Allora, premesso che l'avevano su qualche sito Smerdato, mi smerdato, sembra, un po', stroncato. anche un po', cioè, in maniera pregiudiziale, non so come Non lo dire. so, Proprio ma gente un po' prevenuta, ecco. come diciamo sempre, quando lo vidi mi piacque molto. La zanzara in E prima viene. soprattutto, prima si guarda E e poi poi si si giudica. giudica. Noi Eh abbiamo sì. guardato e abbiamo giudicato positivamente. E Quindi. sì, dai, direi che voto di Axel Foley farei un 3. Cioè, considerate che Axel Foley ha dato solo 2 a Wonder Ragazzi, Woman. Ha Wonder Woman dato 2 a Wonder è un film Woman. È mediocre. Wonder Woman non è bellissimo. Gli bellissimo, è un abbiamo film tutti dato mediocre. 3 o 3,5. Hanno dato anche molti voti alti a Mad Max, ma non era così. Ascolta, Comunque, non Mad c'entra Max meritava niente. molto di più di tutto il resto. No, Bellissimo. vabbè, qua, no, ma non è proprio un 3, per me è un più un 2,5 questo, se devo dire la verità. No, allora, io anche 3,5. Addirittura cioè, mi ha rotto la minchia e poi addirittura è No, meglio tre di e Wonder mezzo Woman. no, no, vabbè, è diverso, è una cosa completamente diversa, però il 3 se lo becca sicuro. E se mi capita lo riguardo molto No, no, tirami fuori i volentieri. Pirati dei Caraibi anche, che lì ne ho da dire, ne ho da No, dire no, anche lì. Pirati dei Caraibi, lasciamo, leggetevi la recensione. Abbiamo entrambi scritto le Jack Sparrow recensioni. ha rotto la minchia, Jack Sparrow, ha rotto i Rotte coglioni. coglion! Minchia, signor Minchia, Jack già sparro! Sparrow. Altrimenti pizza va in puzza e beva a pezzi. Parliamo di Baywatch. Allora, Marta, Baywatch. Sì, Allora, ho visto donne siamo brevi. bruttissime, veramente dei Brutte! cesci proprio, non, che schifo. Oh. Come hai Immaginate. trovato Zac Efron? A suo agio? A Muscoloso? me non piace Zac Efron Fico? particolarmente, faceva il ruolo. Cioè, allora, bellissimo perché The Rock, premessa, hanno tenuto tutti i nomi dei personaggi originali, E questo non può che fare pi che piacere. anche se in realtà gli attori ovviamente sono molto diversi dai personaggi originali. Sì, beh, Quindi. diciamo. Bene, in effetti, paragonare David Hasselhoff a The Rock è un po', insomma. Ecco, Sì, in effetti ci sta. per cui The Rock fa Mitch Buchanan, che è il capo dei Il bagnieri, tenente è il tenente del Buchanan. Baywatch. Ah, piccolo appunto. Lo sapevate? Ve lo ricordavate? Baywatch. Sapevatelo! Solo su Final Chuck. Comunque, l'originale Baywatch era ambientato nella solata California, tu mi insegni. Sì, Qui invece Santa siamo. Monica. E invece qua, a quanto pare, siamo a Malibu, che è O in meglio, Florida. siamo in Florida, ma come si chiamava? Bay qualcosa, non mi ricordo più. Non lo so. Bay si chiama il posto. Comunque, mi viene in mente Dexter. Comunque lui dice che non era California, ma Florida. No, 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 ci sono dei particolari che anche me ne hanno dato conferma. Detto questo, stavi Mi è passato dicendo un di. condor. Beccano solo lei perché io non le sento, quindi insomma. È solo lei che fa gesti inconsulti Perché io sono bella. come la sindrome di Tourette. Comunque, vabbè, prego, ma Allora dica. inizierò anche a mandarti a fanculo. Vuoi Allora, fare il cambio di braccio? Se cambio sei. braccio. Ah, ok, no, col mio anche, volendo. Aspetta, che allora cambio anche lato. Ascolta, però non facciamo la. No, io ho il profilo. Ah, lei ha il profilo figo, è come Barbara D'Urso lei, solo da una parte. Prego. Oh.
E... siamo poco incisi perché sì, capo. Stiamo parlando di minchiate, comunque niente, ha ambientato quello molto. Lì allora hai ben detto gli attori rispettati, gli attori rispettabili, i personaggi hanno lo stesso nome di quelli originali, quindi c'è Mitch, c'è CJ, c'è Matt Brody, c'è Stephanie Holden. Non c'è il figlio di Mitch che nel telefilm lui ha adesso me lo ricordo il mitico Obi-Wan Kenobi Buchanan. Me lo ricordo il che si chiamava Obi Buchanan, soprannominato ovviamente Obi-Wan Kenobi Buchanan. Sì, da lei poi, da perché me. Non so da chi altri, vabbè. E... quando loro non sapevano neanche cos'era questo. Comunque. Beh, sapevo chi era Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan per Obi. Vabbè. E niente, vabbè, che possiamo dire? È abbastanza divertente perché sì. C'è un... non ci avrei portato i bambini, sinceramente, come no, hanno fatto molti. Ci sono dei perché è abbastanza sboccato in alcuni sì, punti. Sì, e poi c'è anche un primo piano molto fallico. Molto fallico, molto infatti persistente. Protesto perché non ho visto primi piani tettici al posto di primi beh, piani c'erano fallici, tette comunque. Culi anche se parzialmente coperte. Come se piovessero, però come se piovessero. Dai, non è che possiamo lamentarci, Zappens. Sì. E niente, e quindi divertente storia, diciamo storia classica, la Baywatch di che è, classico sì. Episodio di Baywatch dove i bagnini salvano diverse salvano persone mondo. La gente più stupida e più sfigata ed è Rock che chiude a mani nude la faglia di Sant'Andrea certo no sì. Allora l'inizio quando durante il primo salvataggio che appare la scritta appunto il titolo del film è una figata ragazzi no, quella è una genialata no, e sapersi prendere in giro cioè bisogna ci vuole coraggio e poi sono giunta a una così. Conclusione sì? Che l'ignoranza è direttamente proporzionale alla quantità di rallenti. Certo, è vero. E il film è per il 50% al rallenti. Si sa che no, che i neuroni e loro quando smettono ci giocano anche su questa rallentano, cosa. E quindi più c'è ignoranza più c'è e rallenti. E loro ci ridono anche un mucchio su questa cosa del sì, rallenti. È vero, infatti è molto un film quindi che sa prendersi in giro e anche questo insomma fa ecco, io non ecco. Pensavo, ma ci ho ritrovato molto della serie TV originale, quindi per esempio il modo in cui sì vabbè ovviamente è molto più ignorante però lo stile del loro che invece di fare solo i bagnini si fanno poi cazzi, esatto. Degli altri vanno a salvare le persone si intrigano con i crimini sventano crimini poi sventano crimini e salvano le persone infatti fecero anche un'altra serie ancora proprio dall'investigazione che non era Baywatch Nights mi pare. No? Non lo so. Ho detto. L'ho messa in difficoltà. Sì. Comunque. Ascolta, io. E niente, poi dicevo la storia, sì. Che dopo lì la classica. Dopo due o tre salvataggi. Dopo due o tre salvataggi c'è la storia, appunto. C'è il crimine che viene poi. C'è tutta l'indagine, eccetera. La polizia, solito i cretini. E niente, poi lì non è che sia una gran storia, perché sai già chi è il cattivo, vabbè. Neanche un colpo di scena, quindi insomma diciamo che è abbastanza vabbè. Lineare. Simpa, parliamo di seguito? Probabile, allora, scena dopo i titoli di coda? Non credo, ma non ridere. Come no, sì che c'è la scena dopo i titoli vabbè, di coda. Vabbè, ma dico quella che ti proietta sì, al prossimo. Gli dice, tu ci sarai nel sequel. Pochi spoiler free poi questa è proprio. Ma non dice non dico chi, cioè uno che dice all'altro, ma tu ci sarai, io ci sarò nel sequel. Certo che ci sarai, quindi ci sarà un sequel. Quindi andatelo a vedere in tutti i cimini. E noi, tra l'altro, abbiamo pagato solo 3 euro il biglietto al Movie Planet. 3 euro. Andare al cinema a 3 euro è una figata. È una figata. Ma fantastico. Puoi vederti anche i film di U-Ball a 3 euro che fa niente. No, non è vero. La Marta non sa che è U-Ball. Niente, cosa possiamo aggiungere? Che faremo presto una recensione. Una leggendaria recensione. Come, a quattro mani? A quattro mani, come a due, ultimamente capita. Sì. E quindi potrete... faremo degli inserti molto speciali di richiamo anche alla serie TV. Sì, con tante, come si dice, con tante succulenti... Tante sorprese e tante succulente, come dire, inserti. E niente... Comunque vorrei salutare Batfitz che sicuramente ci sta guardando, se non lo sta facendo è una merdaccia. E ricordate che Batfitz tutti ce lo invidiano, ma noi non lo vogliamo. Vi salutiamo al rally. I'll be ready. Troppo veloce. I'll be ready. If for you.